Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Giuseppe e vogliamo ricordarlo come padre della tenerezza. I Vangeli non ci danno particolari su come egli abbia esercitato la sua paternità, però possiamo stare certi che il suo essere uomo giusto si sia tradotto anche nell'educazione data a Gesù. Essere uomo giusto vuol dire essere anche uomo della tenerezza. È bello pensare che il primo a trasmettere a Gesù la realtà di Dio come amore sia stato proprio Giuseppe. Dobbiamo dunque domandarci se noi stessi abbiamo fatto esperienza della tenerezza di Dio e se a nostra volta ne siamo diventati testimoni. La tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva o sentimentale, è l'esperienza di sentirsi amati e accolti proprio nella nostra povertà e nella nostra miseria, e quindi trasformati dall'amore di Dio. Ci fa bene allora specchiarci nella paternità di Giuseppe, che è uno specchio della paternità di Dio, e domandarci se permettiamo al Signore di amarci con la sua tenerezza, trasformando ognuno di noi in uomini e donne capaci di amare così. Senza la tenerezza rischiamo di rimanere imprigionati in una giustizia che non permette di rialzarsi facilmente e che confonde la redenzione con la punizione.